nei confronti dell'altro allora vice premier Di Maio, del ministro Toninelli, tanto per capirci, no? Quindi la responsabilità cumulativa complessiva dell'allora governo giallo-verde. Che determina un ragionamento che ieri a votare per il processo a Salvini, scandaloso, fa bene a usare questo aggettivo Giorgia Meloni, è stato determinato anche dai complici di Salvini, perché hanno votato i 5 Stelle. La cosa che rende veramente paradossale, se non fosse tragica questa vicenda, è che dell'inseguire appunto la logica di appartenenza si supera quel principio di non contraddizione che dovrebbe essere la regola della vita. Quindi lo scandalo del voto dei 5 Stelle che avevano condiviso i decreti sicurezza che oggi Fratoianni condivide con le stesse persone che avevano rifiutato. Non dimentichiamo che nel caso 18 votarono in maniera opposta. In un'altra maniera. Punto secondo, una cosa anche piuttosto grave, tutta questa roba nasce nel momento in cui la Open Arms è sotto processo a Ragusa per violenza privata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e dal punto di vista della magistratura, perché questa è una cosa anche grave, questo voto ricade dopo che abbiamo letto tutti sulla verità le chat di Palamara in cui era evidente e chiara la volontà di una certa magistratura di colpire la politica. Allora, ritorniamo al recovery fund, ma come si progettano le riforme quando dietro ci sono le tossine di un ideologismo che vuole fare fuori gli avversari politici? In un momento in cui, lo dico anche in riferimento alla Lamorgese, che parla di situazioni inaccettabili, ma ve ne rendete conto? Andate in giro per le strade, la gente è convinta, perché questi sono i dati, che il virus sta tornando a causa degli immigranti e non è il portato di un atteggiamento razzistico, è quello che accade perché a Treviso il sindaco Conte sta denunciando, non Giuseppe, è un altro, sta denunciando questa cosa. Se la Lamorgese si fosse svegliata 3 mesi fa, forse un sistema per mettere in quarantena quelli che sarebbero arrivati, lo sapevano tutti che sarebbero arrivati dalla Tunisia, dalla Libia, da come, da dove diavolo arrivano, insomma. Allora, da questo punto di vista, perché non cominciamo ad avere un atteggiamento? Tanto che voglio ricordare, oggi il ministro degli esteri Di Maio dice, perché moltissime persone stanno arrivando dalla Tunisia che sta vivendo un periodo molto complicato, dice deve il governo tunisino in loco abbattere i barchini e i gommoni che servono per le traversate. Ecco. Lo facesse la Tunisia e oggi ha convocato l'ambasciatore. Allora, scusate, tanto per capire. Ma è così scandaloso rispolverare il concetto di blocco navale che non evoca la corazzata Potionkin, ma semplicemente un principio di buonsenso. Allora, non devono partire e così si evitano le tragedie e le navi turismo per le quarantene. Devo andare fra un attimo